solo una domanda. Okay. Come mai Roma? Decide di terminare a Roma questo tour? Perché le due emergenze del momento, che sono lavoro e immigrazione, sono delle emergenze per Milano, per Roma, per Taranto e per Treviso. Quindi l'unica forza che dice stop all'immigrazione subito, sospendiamo Mare Nostrum e reintroduciamo il reato di immigrazione clandestina su cui proporremo un referendum. E via dall'euro subito per tornare a controllare la moneta, il lavoro, l'agricoltura, il commercio, la pesca e garantire un futuro ai nostri figli. Queste sono battaglie che valgono per il nord, per il sud, per tutta Italia. Quindi l'ho voluto fare a Roma perché Roma poi è stata tradita dai suoi sindaci in maniera indegna e mal amministrata. Una città stupenda, la città più bella del mondo, amministrata da gente assolutamente non all'altezza. E quindi ci tenevo a chiudere qua. Ecco, Matteo, altri sbarchi in queste ultime ore sulle nostre coste. E qual è la soluzione? Noi da lunedì, quindi da domani, siamo in tutti gli 8.000 comuni italiani con i moduli per firmare il referendum per reintrodurre il reato di immigrazione clandestina come c'è in Francia, in Germania, in Gran Bretagna, nel mondo civile insomma. Arrivi se hai il permesso, se hai casa, se hai documenti, se hai futuro, se hai speranza, altrimenti non arrivi. Quindi la richiesta della Lega è sospendere Mare Nostrum, che è un'operazione cretina, e risparmiare questi quattrini e reintrodurre delle regole serie che ci sono di tutto il mondo. Da domani lei inizia anche un giro in camper? Sì, non in vacanza purtroppo, ma per toccare 100 città in tutto il nord, da Trento a Trieste, a Torino, a Bologna, a Genova, a Forlì, per incontrare soprattutto aziende in crisi, tanti lavoratori in difficoltà perché l'emergenza è la disoccupazione. Il voto del 25 maggio è un voto per il lavoro.